退。 Get ready, fight! Questa generazione di console non ha solo visto una proliferazione di sparatutto di ogni genere, ma c'è stata anche una vera e propria rinascita per i picchiadura d'incontri. Da buon ultimo arriva il quinto capitolo di Dead or Alive insieme alle sue pettorute protagoniste, per la prima volta anche su PlayStation 3. Insomma, abbiamo iniziato ora a conoscere Dead or Alive 5 e questa è la nostra video anteprima. Dopo averlo testato in occasione dell'ultimo E3 di Los Angeles, siamo tornati a giocare con Dead or Alive 5, l'atteso ritorno di una saga che per la prima volta arriva anche su PlayStation 3. Il test ci ha permesso di scoprire nuovi dettagli sul primo Dead or Alive realizzato senza Itagaki al timone, ma poco possiamo aggiungere in merito al lavoro svolto dai grafici e dagli animatori di Tecmo. La scelta di rendere i modelli leggermente meno fumettosi ha pagato senza dubbio in termini di realismo, con l'aggiunta di piccole chicche cosmetiche come i vestiti che si sporcano e il sudore che gronda copioso dopo un paio di faticosi round. Più in generale, l'impatto visivo è perfettamente in linea con Soul Calibur e altri pesi massimi del genere dei picchiaduro. Dead or Alive 5 mette sul piano della bilancia una fluidità estrema grazie a 60 frame al secondo e a texture davvero dettagliate, mentre l'interazione ambientale permetterà di godere di esplosioni, punti di vista particolari e cadute vertiginose. Si tratta di chicche coreografiche che stonano leggermente con il senso di realismo dei combattimenti, ma che senza dubbio esaltano la spettacolarità del titolo. In Dead or Alive 5 saranno introdotte diverse novità con gli attacchi speciali. Col giusto tempismo, un particolare tipo di attacco chiamato Power Blow attiverà una sequenza scriptata capace di arrecare ulteriore danno all'avversario. Ad esempio, si potrà scagliare l'avversario contro un elicottero di guerra o spezzare le travi sotto i suoi piedi e vederlo precipitare in un baratro. Questi Power Blow non potranno essere effettuati in ogni momento, ma saranno disponibili solo quando la salute è inferiore al 50%, rappresentando una sorta di mossa speciale in grado di cambiare le sorti della partita. Ma soprattutto questo tipo di tecnica sarà molto lenta e richiederà un tempismo perfetto per essere portata a segno. Il tempismo è protagonista anche dei Critical Burst. Negli istanti in cui la barra dell'energia dell'avversario lampeggia per segnalare la perdita progressiva di salute, effettuando uno di questi colpi si manda letteralmente al tappeto l'avversario. Ma il ripensamento più importante, che di fatto complica il gameplay tipico di Dead or Alive, riguarda le contromosse. Il picchiaduro Tecmo da sempre ha posto molta importanza nelle contromosse. Tutto ruota su un meccanismo carta-sasso-forbice, dove gli attacchi battono le prese battono le contromosse e le contromosse battono gli attacchi. Nei precedenti capitoli la loro esecuzione era relativamente semplice grazie a un tempismo per l'esecuzione permissivo e per tre soli hitbox direzionali. Se in passato Dead or Alive penalizzava i giocatori più aggressivi, ora la situazione sembra essere meglio bilanciata. Gli hitbox passeranno a 4 e il tempismo giocherà un ruolo fondamentale. Il tutto all'insegna di un tecnicismo più evidente, ma che comunque non escluderà i giocatori meno esperti. Insomma, nell'attesa di nuove informazioni e dettagli sulle varie modalità di gioco, Dead or Alive 5 promette di essere un titolo molto accessibile e gratificante, in grado di accontentare tutti quelli che chiedevano qualcosa di nuovo dalla serie di casa Tecmo.